Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Continuiamo il nostro ripasso, predisponendoci all'ascolto e alla ricezione del vero significato di queste parole, riconnettendoci al respiro. Creiamo un ambiente dentro di noi aperto a lasciare andare qualsiasi giudizio. Ricordiamo che il testo utilizza delle parole come Dio, Spirito Santo, Figlio di Dio, perdono. Le usa in un modo radicale, hanno un significato a volte che è molto diverso dal significato che noi conosciamo, che ci hanno raccontato, che abbiamo appreso. Quindi rimaniamo aperti a questo, aperti e pronti a meravigliarci. Oggi leggiamo la lezione 212, che inizia come tutte le lezioni del sesto ripasso, con l'accettazione del fatto che non siamo un corpo, siamo liberi, perché siamo come Dio ci ha creati. E ripassiamo la lezione 192, che dice: io ho la funzione che Dio vuole che io adempia. Cerco la funzione che mi renderà libero da tutte le vane illusioni del mondo. Solo la funzione che Dio mi ha dato può offrire la libertà. Cerco solo questa e solo questa accetterò come mia. Io non sono un corpo, io sono libero, poiché io sono tuttora come Dio mi ha creato. Siamo invitati anche oggi a tornare a casa, a ricordare che abbiamo una funzione. Hai una funzione. Anche se pensavi che la tua vita non avesse senso e facevi cose per sopravvivere, adesso sai che hai una funzione. Oggi proponiti di essere disposto a portare a termine questa funzione, umilmente accettandola. La funzione, che intende il testo, è perdonare. Perdonare significa portare la consapevolezza del ricordo di Dio sopra tutte le cose. Vediamolo meglio. Perdonare significa percepire correttamente il mondo che stiamo sperimentando. È il modo di interpretare le nostre esperienze che ci permette di dividere la verità dalle illusioni. È riconoscere che ciò che vediamo, viviamo, è una nostra proiezione creata da un pensiero che sosteniamo e alimentiamo. Perdonare è quel processo mentale che ti libera dalla colpa incosciente, che viene proiettata all'esterno. Applica questo perdono ad ogni situazione di perdita, scarsità, abbandono, catastrofe, morte, dolore. Riconosci che Dio è perfezione, che la vita è verità. Dio è l'unità, è tutto, è l'illimitato, è l'insieme che contiene tutta questa esperienza. E quindi che solo quest'unità è reale e non ciò che percepiamo noi, che è completamente diviso, è segmentato, è separato. Quindi quest'unità, Dio, è amore. E quando fai questo stai portando la verità alle diverse situazioni che ti vogliono mostrare invece che no, che il mondo è separato, che c'è separazione, che c'è perdita, che c'è dolore, che c'è scarsità, che c'è tradimento. Quindi la tua funzione è il perdono, non metterti dentro il film dell'ego. Non c'è bisogno di giudicare o trovare una soluzione dall'ego per sistemare la situazione. C'è solo bisogno di riconoscere che non c'è un problema, che non esiste, perché si è già risolto quando perdoniamo. I continui problemi su problemi che si ramificano esistono perché c'è separazione, perché noi percepiamo il mondo separato.
mi sento, mi vivo, mi sperimento non unito alla vita, non sostenuto dalla vita. Credo di essere autonomo e di bastare a me stesso. Invece ricordo che sono uno con la vita e sono qui per far tornare alla coscienza la verità della vita, la luce di Dio. E quando abbiamo la tentazione di ricadere nel sistema di pensiero dell'ego che dice che certo che c'è un problema, e allora aspetta, vediamo cos'altro posso creare per risolvere questo problema che io ho creato e che io percepisco. In quei momenti, invece, scegli di portare la luce a ciò che stai vivendo. La tua funzione è il perdono, è portare la luce con te dove c'è oscurità. Simbolicamente, se spegni la luce di una stanza per sperimentare l'oscurità, poi puoi avvicinarti con la luce, oppure riaccenderla o portare una candela. Ed ecco che la sala buia non ha più significato, perché appena ti avvicini con la luce o la riaccendi, l'oscurità non c'è più. Quando porti il ricordo di Dio a qualsiasi situazione, non c'è la possibilità di vedere perdita. È sufficiente fare questo. Non serve cercare modi di risolvere mancanze cercando sostituti. Cercare un compagno per sostituire l'amore della vita, una casa per sostituire la protezione costante della vita, il denaro per sostituire la sicurezza, un'alimentazione di un certo tipo per sostituire la salute perfetta che già sei, non serve. Riconosci la luce e portala con te ovunque. Porta Dio, che è l'unità e la verità. Ricorda di andare al di là della parola Dio. Portala ovunque e guarda tutto da lì. Ricorda al mondo che sei tu stesso, che questo mondo non c'è, che solo Dio è, che solo l'unità è, che solo la vita è. Buona pratica, buona avventura, buona sperimentazione e buon divertimento.